pomeriggio davamo CMP Acqua Sparta vincente sul campo della Multicopia Perugia. Siamo a parlare con Elisa Michini, che oggi ha visto la sua squadra abbastanza sciolta nei primi due set, poi un piccolissimo passaggio a vuoto nel terzo, ma ve la siete cavata bene. Sì, diciamo che sicuramente anche con determinati tipi di acciacchi siamo riuscite stasera a dare del nostro meglio. Sicuramente stiamo conquistando il titolo di squadra, perché è stato con i nuovi innesti molto difficoltoso, però stasera ce l'abbiamo fatta. Abbiamo visto bene che abbiamo fatto parecchi cambi e non c'è stata differenza. Elisa Petrelli invece, che è la palleggiatrice di questa squadra, dopo la bella vittoria del campionato scorso si mostra ancora più vincente con un primo posto con questa Acqua Sparta che non sembra fermarlo nessuno. Sì, abbiamo un organico sicuramente ben selezionato e quindi stiamo anche riuscendo nell'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio del campionato. Ovviamente ogni partita è a sé, quindi ogni volta dobbiamo sempre lavorare e fare di meglio. Ciao Ilani qua. In ogni caso sì, dall'altro anno ho lasciato un bellissimo ricordo con la Ternana, ma mi ritrovo qua con una squadra con cui mi trovo benissimo e abbiamo formato un bel gruppo e soprattutto ecco, per adesso stiamo raggiungendo ottimi risultati, per cui guardiamo sempre avanti. E tra le schiacciatrici che sono protagoniste di questa squadra c'è Claudio Baldi, che oggi ha totalizzato 8 punti come la sua numero di maglia. Incisiva, però non mai all'altezza di Guerreschi. No, infatti lei è la meritata prima banda, Elenia. Sì, infatti sicuramente bisogna migliorarci. Sì, anche nei punti, un po' in tutto, ancora c'è del lavoro da fare, soprattutto nella gestione degli errori, quindi alcune cose sicuramente le dobbiamo migliorare, però andiamo alla grande. Posso dire che lei è la mia Jean-Claude. Finiamo qui, grazie.